L'ondata di critiche nei confronti di Eleanor Ferruzzi, dopo la sua eliminazione fulminea dal GF VIP, non si placa. Anche Loredana Bertè ha speso dure parole contro l'ormai ex GFina. La vippona, dopo alcune esternazioni pesanti fatte in casa, bersagliando soprattutto Nikita Pelison, tacciandola di portare sfiga e parlando di malocchio fino a sputare a terra quando le è passata vicino, è stata osteggiata aspramente dal web, che ha chiesto la sua squalifica trovando un compromesso da parte della produzione del GF VIP 7, la quale ha rimesso in mano ai telespettatori le sorti della trans. Così la Ferruzzi è finita al televoto flash che ha decretato un risultato eclatante, il 90% dei voti ha sancito che uscisse dalla casa di Cinecittà, ma anche dopo questo responso non si sono placate le voci contrarie all'icona della comunità LGBT più milanese. Il fatto che abbia fatto la guerra a Nikita Pelison sostenendo che portasse iella, ha spinto Loredana Bertè ad intervenire sulla questione, per ricordare la sorte toccata a sua sorella maggiore, Mia Martini. Un nervo scoperto per la cantante che si è sentita toccata in prima persona vista la vicenda che ha tragicamente colpito sua sorella, e per questo intervenendo sui risvolti andati in scena nell'ultima puntata del GF VIP 7, la regina della musica rock italiana ha commentato sui social, nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano delle altre di portare iella o sfortuna è inaccettabile sotto ogni punto di vista. Quindi grazie ad Alfonso Signorini e al GF VIP per aver preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona, e grazie al pubblico per averla eliminata. Loredana Bertè, parole al vetriolo contro Eleanor Ferruzzi, questi atteggiamenti non sono più accettabili, ricordiamoci che le parole sono armi, feriscono e possono uccidere, impariamo ad usarle di conseguenza, questo il duro monito con cui ha concluso il suo post dal piglio critico Loredana Bertè, la cui presa di posizione è stata condivisa da Alfonso Signorini. Leggi anche, GF VIP. Eleanor Ferruzzi, la confessione sconvolgente su Daniele Dal Moro, tra noi baci, carezze e... Il conduttore del reality targato Canale 5 ha rivolto ad Eleanor Ferruzzi una severa ramanzina in diretta, evidenziando la gravità delle sue parole, hai chiaramente detto che una persona porta iella e questo non ha giustificazioni. Nel 2022 non è più accettabile tutto questo. Non si può proprio sentire che una persona porta sfortuna. Io sono entrato l'altro giorno e ti avevo avvisata che alla prossima cavolata ci sarebbero state conseguenze e così è stato. Sullo sputo a terra ti do il beneficio del dubbio, ma su queste parole non possiamo passare. Avremmo potuto attuare la squalifica diretta. Invece stiamo chiedendo il parere del pubblico. Leggi anche, GF VIP. Eleanor Ferruzzi massacrata dopo l'eliminazione, quello che sta accadendo è un incubo.